Ed ecco l'ultimo match in programma tra Fabio Giannasi e Donato Cotrufo. Fabio Giannasi è un programmatore informatico che si allena con la Pro Fighting a Bologna con Mario Zanotti, mentre Donato Cotrufo si allena con la Pro Fighting di Taranto, classe 78, soprannominato Don Ken. Allora andiamo a vedere un attimo Fabio Giannasi, che ha 23 incontri da professionisti, 15 vittorie, 7 sconfitte, un pareggio. Buona anche la sua carriera da dilettante con 15 match, mentre Donato Cotrufo 13 match, 9 vittorie, 4 sconfitte, 27 match da dilettante, 22 vittorie, 3 sconfitte, 2 pareggio. Ha vinto il titolo europeo di full contact per l'ISCA. Questo è l'ultimo match in programma per The Night of the Wolf dalla Pala Mazzola di Taranto. E questo, Andrea, è un match che si apre a tutte le soluzioni, perché Cotrufo è un atleta veramente duro, un pugilato eccellente, il suo Giannasi un ottimo tecnico, e lo vedete con i pantaloncini blu, partito fortissimo Cotrufo, mulinando colpi e ganci, sta cercando subito di non dare respiro a Giannasi, che cerca di lavorare con il low kick. Partenza davvero veemente da parte di Cotrufo, qui siamo nella categoria di 86 kg, quindi non sono proprio carezze quelle che volano sul ring. Tutt'altro, Andrea, perché Cotrufo è un atleta coraggioso, potente, che fa del pugilato e della sua grande condizione fisica i suoi punti di forza. Giannasi sempre molto tecnico, un atleta metodico nel modo di combattere, buoni i suoi low kick che iniziano a entrare nella guardia di Cotrufo. Cotrufo che stasera ha avuto tra l'altro anche un altro atleta, Consenti, che gli ha combattuto nella stessa serata contro Anzai. Avete visto uno stile molto simile tra l'altro, quello proprio dell'allenatore Cotrufo e del suo atleta, è interessante questo parallelismo. Viene avanti ora pesante il low kick di... bellissimo da parte di Giannasi, ancora e cerca sempre la gamba avanzata di Cotrufo. Intelligente l'azione di Giannasi, Fabrizio, in questa fase. Andrea, sono 7 round da 2 minuti questi che andremo a vedere, un match che si va a disputare ovviamente sulla lunga distanza. Pesanti i low kick nuovamente di Giannasi. Andrea, Cotrufo sta subendo lo stesso tipo di colpo che subiva il suo atleta, quindi è proprio forse un'impostazione, purtroppo mi viene da dire, della sua scuola, quella di impostare il match soprattutto sul pugilato. I low kick fanno male, Andrea, sono dei colpi che ti interrompono veramente, ti tagliano in due la gamba quando arrivano, e senza protezioni sono veramente delle armi notevoli, notevoli veramente. Ed è un primo round che io assegno però a Giannasi, perché ha lavorato meglio in combinazione. La partenza di Cotrufo era veemente, forte con questi colpi, ma non appena sono entrati i low kick di Giannasi non c'è stato nulla da fare. Guarda queste inquadrature come mostrano proprio la difficoltà di resistere ai low kick di Giannasi, e c'è un problema per Cotrufo, credo. Sì, proprio un problema alla gamba, mi sembra di capire. Chiaro che se fossi in Giannasi punterei tutto, andrei sul low kick nuovamente, non accetterei lo scambio di Cotrufo. Front kick quindi a bloccare, come mia interpretazione ovviamente, front kick per bloccare l'avanzata di Cotrufo e low kick con il jab per andare a causare ovviamente più danni possibile all'interno della guardia di questo atleta. Avanza ancora Cotrufo, cerca di risolvere con le braccia di potenza questo match. Che carattere però Cotrufo, Andrea, cercando veramente, nonostante i low kick subiti, di lavorare con questi colpi potentissimi. Pesante ancora il low kick, di Giannasi. Ora lavora anche sull'altra gamba ed è ovviamente intelligente la lettura del match di Giannasi. Si chiude e forza il low kick ancora. Potrebbe tentare anche un high kick, Andrea, a questo punto, perché ovviamente la guardia di Cotrufo tende ad essere abbastanza bassa, e quando incassi 2-3 low kick la tua attenzione scende ovviamente, e qui c'è un fuori combattimento. Vediamo cosa è accaduto. Ecco qui la serie di low kick da parte di Giannasi.
Attenzione che però va sulle braccia, ecco ancora il low kick. Intervento medico. E quindi per intervento medico vince Fabio Giannasi. Fabio Giannasi dunque si aggiudica questo match. Termina così The Night of the Wolf. Grazie a Fabrizio Spano per il commento tecnico, grazie a Daniele Casagrande per la sincronizzazione e assistenza tecnica. Linea che torna allo studio.